Ciao amiche e amici dalla vostra Gatta Luna. E siamo qui oggi per fare un video, cioè eravamo qui per fare un video molto amato, che era questo qui, dei prodotti finiti, ma come vedete il sacchetto che è stato lavato e stirato, no, mi rivolgo all'assistente. Ciao assistente. Ciao. Perché adesso vediamo cosa è successo. Il sacchetto è vuoto. Io l'ho regolarmente constatato che era vuoto, non ho potuto far altro che lavarlo e stirarlo. Ma perché è vuoto? Perché c'erano dentro tutti i prodotti finiti di marzo, ma qualcuno li ha buttati via. Presente. Bene. Ora, ma conoscendo la virtù del perdono, l'abbiamo perdonato. Molto bene. E allora, e cosa siamo qui a fare? A guardare il sacchettino vuoto? Ma no, giammai! Un vulcano di idee. Mi è venuto in mente che avrei potuto fare. Quanto pesa! Abbiamo qui un altro sacchetto. Sacchetto molto carino di Tigotà di qualche anno fa per la festa della mamma, ma non c'entra niente questo ultimo argomento. Ma cosa ci abbiamo messo dentro? Ci abbiamo messo dentro i prodotti top del periodo. Quindi non sono prodotti finiti, ma sono prodotti ottimi che super super consiglio. E adesso li vediamo assieme. Mentre questi qui. Salutiamo il sacchettino e se ne parla più in là. Vediamo però se riesco a compensare la mancanza dei prodotti finiti. Vado random, ma non troppo. Comincerei con dei prodotti top di skincare. Preparatevi perché c'è roba grossa, eh? Poi c'è anche trucco, eccetera. Di skincare abbiamo il Clearly Corrective Brightening and Exfoliating Daily Cleanser di Kiehl's, questo bel tubettone di 150 millilitri. È sostanzialmente un esfoliante delicato, un purificante, eccetera, eccetera, anti-inquinamento. È stato recentemente riformulato per me. Io l'ho usato più volte, si può usare tutti i giorni. Io lo usavo una volta o massimo due alla settimana, però era un pelino aggressivo. È stato riformulato, il gel è diventato più denso, morbidissimo e quando lo usate la pelle è magnifica. Schiarente, antimacchia, è fantastico, super super consigliato. Qui dice che si può fare tutti i giorni. Sulla mia pelle io lo uso una o due volte a settimana. Comunque è ottimo e super super consigliato. Altro prodotto di skincare super consigliato, l'huile de soin de Maquillan di Caudalie, questo qui. Anche questo è un bel bottigliotto da 150 ml ed è un olio vero e proprio. Ha un profumo molto piacevole, non chimico. E serve per fare, io lo uso per fare la doppia detersione alla sera. Non struccate, il viso lo strucco prima. Poi cosa abbiamo? Anche questo è fantastico. Adesso non è che tutte le volte vi dico che è favoloso, ma date per scontato che lo sono. Se no non ne parlerei in questo video, che è il video dei top del periodo. Poi abbiamo di La Roche-Posay, che è un brand che io amo molto, questa acquirugiola favolosa che è Tolerian Ultra 8 o 8 se preferite, ed è sostanzialmente una mist, un tonico 0% profumo e alcol con acqua termale di La Roche-Posay. Questo si spruzza, oppure io preferisco fare così, lo spruzzo su un dischetto e poi lo passo sul viso, tutte le volte che il vostro viso, la pelle viene a contatto con l'acqua. Quindi
Magnifico, super super idratante. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo, questo è il secondo boccettone che consumo, questa è una scoperta che ho fatto, 190 millilitri, non potevate fare 200, evidentemente no. Bamboo Matte Lotion, Lotion Effet Poudré Pore Resserré, cioè è un minimizzatore di pori. Di Erborian. Questo, come vedete, in una formula che si agita, contiene una polvere in una soluzione liquida. Io questo lo uso se indosso, per esempio, la mascherina per tanto tempo, sempre su una pelle ben idratata, detersa e tutte le cose che sappiamo. Se lo tamponate solo sulla zona mascherina, è un'ottima cura per brufoli da mascherina che fossero già comparsi, oppure ne previene la comparsa. Poi procediamo. Poi abbiamo, questo lo vediamo dopo perché in realtà non è proprio una skin care. Sì, perché oltre alla skin care qui c'ho due chicche. Poi questo è un prodotto che io ho usato per mille mila anni, poi non lo trovavo più, poi è ricomparso quando ho cominciato a comprare su Look Fantastic. L'ho ritrovato, è un prodotto dell'Algenist, brand che vendeva Sephora in Italia, ma non lo vende più da parecchi anni, facciamo 10, e questo è il loro detergente dolce ringiovanente, è una crema sostanzialmente, un detergente denso, dalla texture praticamente è metallizzato argento e deterge con estrema delicatezza, ottimo prodotto per la skin care serale, secondo me. Non ho detto che rossetto indosso, trattasi del numero 03 della collezione One Love, questo è Passion, un bellissimo rosso di Mesao da Milano, molto bello, con questo bellissimo packaging che era rosso nell'interno e specchiato all'esterno, il San Valentino di mi sembra 2 o 3 anni fa. Poi, sempre skincare, abbiamo ancora due cose veramente ottime anche queste. Una è queste le sto tutte utilizzando attualmente, di Caudalie Vino Perfect, crema da notte con acido glicolico antimacchia. Questa è una travel. Delicatissimo profumo, consistenza super piacevole, fresca, si assorbe subito ed è una crema notte, antimacchia, eccetera. Quest'altro è un prodotto di Nuxe, è il famosissimo Rêve de Miel, Baume à lèvres au miel, è una specie di pomatona, è una pomata densissima, questo vi dura una vita. A me dura un anno, ma con un utilizzo tutte le sere. Sono 15 grammi, ma ripeto, vi dura tantissimo. Ed è appunto per le labbra, anche le labbra più disastrate rinascono. Poi abbiamo invece extra budget, cioè non come skin care, abbiamo un prodotto che ho scoperto per caso in un tigotà, della Youse, che è questo brand di detersivi, Lane Cashmere, lava e rigenera. Profumo di orchidea, vabbè, insomma, senza parabeni, eccetera. Vabbè. Comunque, questo praticamente è un detersivo a mano o in lavatrice per capi che non dovrebbero vedere l'acqua, tipo la lana o il cashmere, che vengono veramente bene. Anche quei capi su cui c'è scritto, non, avete presente che c'è il simbolo della vaschetta sbarrato. E invece con questi ho provato a lavarli, sono venuti fuori benissimo. Altro prodottino non strettamente di skincare è il Cosmetic Cleaner, detergente con alcol, 75% di alcol, ideale per il make-up di Q-Studio. Questa è la confezione da 100 ml. Di sti tempi io ho pensato che, per esempio, quando si fa decluttering e poi si regalano dei trucchi o quant'altro, qui stava crollando un po' di roba, è importante, io li ho sempre puliti, però questo ti consente proprio di disinfettarli. Ottimo prodotto, c'è anche il boccettone, mi sembra più grande o comunque la confezione da 3, io ne ho preso uno perché ancora non lo conoscevo, volevo vedere se mi trovavo bene.
Quindi questi sono i prodotti di skincare di cui abbiamo appunto appena parlato. Quindi abbiamo visto assieme un esfoliante di Kiehl's, abbiamo visto un olio detergente di Caudalie, un tonico, diciamo due tonici di due diversi tipi, questo spray di Tolerian Ultra e questo è il Bamboo Mat che in realtà è una lozione, comunque stretto parente di un tonico, se non addirittura sinonimo. Poi un altro tipo di detergente viso, che è quello di Algenist, gentile, delicato e ringiovanente, che è molto idratante, e poi due pottini, uno con una crema da notte di Caudalie, la Vino Perfect antimacchia, e mi sono punta con niente, incidenti di percorso, e Rêve de Miel di Nuxe, che è un idratante labbra molto molto efficace. Questo come skincare. E poi abbiamo guardato il disinfettante cosmetici e il detersivo per i capi super 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 delicati. Passiamo al make-up. Anche qui abbiamo delle chicche interessanti. Prima di passare però al make-up, dei prodottini di skincare che sono pre e post trucco. Quindi abbiamo due creme viso che sto usando in questo periodo. Questa qui è la Superfood Air Whip Moisture Cream con spinaci e acido ialuronico di Youth People. Leggera, di consistenza quasi gel, leggermente un po', diciamo, è leggermente sì, un po' verdina, questo profumo delicatissimo, veramente fantastica. Invece un po' più consistente della collezione di Glow 2 Tech Oxygen System di Rouge, questa crema da giorno con fattore di protezione 20. È illuminante, effettivamente dà luce al viso. Questa invece anche questa ha un delicato profumo, un po' più intenso e più dolce di quell'altra, ed è leggermente rosata. Fa parte un po' di quella scuola di creme viso un po' rosa che favoriscono la luce del viso. Quindi quelle come pre-trucco, non tutte e due, o se ne usa una o l'altra. Post-trucco, anche qui o l'uno o l'altra. Abbiamo due fissatori trucco, da lì o de Botte che non è solo un fissatore, ma anche una mista, un rinfrescante, chi più ne ha più ne metta. E poi prodotto nuovissimo e ottimo, praticamente come usare diciamo l'All Night di Urban Decay, versione senza alcohol praticamente, ed è il Depore Professional Super Setter di Benefit. È ottimo, ha una, come si può dire, diffusione sul viso super 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 delicata, anche a metà giornata potete rinfrescare il trucco spruzzandolo, oppure a trucco finito per fissarlo. E adesso veniamo al vero e proprio make-up. Quindi abbiamo visto due creme per il trucco, una di Rouge e l'altra di Youth of People, e i due fissatori rinfrescanti appena visti. Ok, allora passiamo al trucco vero e proprio, al make-up. Allora, prima di tutto, questo è forse quello che ho da più tempo di questo gruppettino, ma è veramente un ottimo prodotto, è di Yves Saint Laurent, questa cipria setting powder. Io, come dire, è colorata, non è di quelle bianche, diciamo senza colore. Questa è la B20 Trousse, molto carina, luxury, bello in oro. Non ha cassetti e cassettini, è solo così specchio. Poi c'è la cipria, qui diciamo ne era saltato un pezzo nell'uso. Come vedete, il logo non è più leggibile. Molto utilizzata da me, in particolare quando la uso. Se uso un fondotinta
abbastanza glowy, diciamo, quando rinfresco il trucco al pomeriggio, questa vi opacizza un po'. Dopodiché, perché metto questa e poi metto questo qui. È comunque ottima questa cipria, compatta. Poi, altro prodottino di cui ho tanto parlato sui miei social, su Instagram e anche tanto su YouTube, è questa set Hit Spell di Lady Gaga per House Lab, e qui abbiamo sostanzialmente queste trussettine che ci sono in diverse tonalità. Questa contiene una terra, savanna e un bellissimo illuminante sun. Colori chiari adatti alla mia carnagione. Poi abbiamo sempre questi piccoli set. Questo è Heat Rush, invece questo è blush e illuminante. In particolare questa è la versione più chiara, delicata, è il blush Cherub e l'illuminante Angelique. Come vedete qui è un trionfo di rosa freddi, malva. Molto bello anche questo, non so, vogliamo fare un... che velluto, uno swatchettino, ma non sono, diciamo, gli swatch non danno tanta soddisfazione, però sul viso funzionano molto bene. Prendo una velina per pulire le dita. Poi procediamo. Abbiamo un altro blush, questo è uno spettacolo, questo non ve lo consiglio di più. È di Bare Minerals di Bones and Blur, che è una meravigliosa collezione adattissima alla pelle matura, e questo è il color Mauve Sunrise. Fantastico. Questo è un bellissimo blush, vediamo se anche questo è vellutato. Guardate che roba, è bellissimo. Questo forse lo swatch dà molta più soddisfazione. Eccolo qua, è un bellissimo malva, questo è proprio bello, super super consigliato. Ripeto, il colore è Mauve Sunrise di Bare Minerals. Di questa stessa collezione, altro top del periodo, sono queste palette che ci sono in tante colorazioni, mi sembrano almeno 4-5, in soft touch, opaco, eccetera, eccetera. Io ne ho una versione più chiara, questa qui che ho comprato più recentemente insieme al blush, che è questa qua, bellissima, di toni direi neutro, freddi. C'è un marrone super 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 scuro, un taupe, anche questo piuttosto scuro, un burgundy o bordeaux, non so, e poi questi due rosati dorati molto belli. Sono tutti tutti shimmer o comunque metallizzati. Vengono dei trucchi elegantissimi. E appunto questo, non ho detto, la versione questa è Dusk, scritto Dusk. Ok, poi cosa abbiamo? Sempre nel settore trucco, make-up, queste sono arrivate fresche fresche, sono due palette di Diego Della Palma, che anche se sono uscite in epoche molto diverse. Questa è uscita credo 1 o 2 anni fa, ha un packaging meraviglioso, cioè su un fondo blu intenso con la classica D con il logo bianco, sono stati ricamati, proprio questo è tessuto, è un ricamo, dei limoni. Tutta una collezione, questa era tutta ispirata al sud dell'Italia, e questa è la palette nel blu dipinto di blu, numero 186, con bellissimo specchiettino e 4 colori bellissimi. E i nomi dei colori sono appunto ispirati al nostro sud e sono Salina, Favignana, Filicudi e Vulcano. Colori bellissimi. Abbiamo un bianco glitterato stupendo, direi un azzurro grigio che è Favignana, anche questo è comunque sempre sul metallizzato. Un blu intenso, proprio classico blu notte, e qui abbiamo invece un blu viola. Proviamo a fare qualche swatchettino.
Vediamo cosa ne viene fuori. Questo è il bianco, questo è l'azzurro, il bello. Questo è il blu notte. E qui abbiamo questo blu violaceo. Eccoli qua, i quattro colori. Non male, proprio bellino, bellino questo. Bella questa palettina. L'ho cercata per Mari e per Monti, sono riuscita alla fine a trovarlo soltanto sul sito. Prendo un fazzolettino umidificato. Sul sito, e l'ho dovuto comprare a prezzo pieno sul sito di Diego Della Palma, perché c'era a prezzo molto più economico su altri siti, ma era esaurita dappertutto. Esaurita pure, anche questa l'ho dovuta prendere sul sito di Dieghitto Dalla Palma. Quest'altra, questa invece è della collezione primaverile di quest'anno, bellissimo colore, molto di moda, questa specie di rosa pesca. E questa è invece Pretty Ballerina 196. Quest'altro invece era nel blu di Finito di più, 186. Eccolo qua, preparatevi che questa è una bomba. Anche qui i nomi sono scritti sopra al foglietto di acetato e i nomi sono Green, Ballet, La Gap, Silky Nude e Pretty Rose. E ditemi voi se non è bellissimo. Abbiamo qui due colori delicati opachi, un rosa chiaro e un rosa carne un po' più intenso, poi questo super super brillante rosa argento. E la bomba è questo verde super super glitterato. Il brand consiglia di fare un trucco base con questo e poi per la sera utilizzare o questo o addirittura tutti e due, preferibilmente col polpastrello. Questa è stupenda e vengono dei look veramente veramente belli. Anche questo ho fatto fatica a trovarlo perché era esaurita, mentre a prezzo pieno sul sito si trova sui 40 euro a palettina. Ah, non ho fatto gli sboccettini, se volete li facciamo. Proviamo. Quindi qui abbiamo il rosa chiaro, il rosa carne un po' più intenso e poi abbiamo questo bellissimo verde e questo rosa super super glitterato. Eccoli qui. Il verde è spettacolare, ma anche questo rosa è super super luminoso. Gli altri due colori sono sicuramente molto adatti per fare un contouring dell'occhio e un trucco base che viene sicuramente molto bene. Io li ho usati anche di mattina, anche i glitterozzi, perché sapete che non mi manca il coraggio. Scherzo, naturalmente. Coraggio è un'altra cosa, queste sono sciocchezzuole. Bene, poi cosa abbiamo? Poi abbiamo, beh, a titolo d'esempio ne ho portato solo uno, per dire che secondo me comunque sono top, gli ombretti cremosi di Clio. Questo è Platylicious, che è questa specie di argento, con forse un pizzico di rosa, sono qualcosa, vabbè, così qui se fate lo swatch vi acceca perché sono di un intenso che veramente ne basta un cicinin e ven fuori sta roba qua, cioè vabbè. Questi sono veramente 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 molto molto belli. Ne ho preso uno, ce ne sono, io li ho tutti perché li ho praticamente collezionati, ma sono veramente molto belli. Validissimi, performano e quant'altro. Anche qui a titolo di esempio ne ho preso uno di MAC, questi piccolini, ombrettini mono piccolini. Non sono un amante proprio degli ombretti mono, oggi sappiamo che vanno più le palette, sono già predisposte per fare un trucco completo, sono più comode, però quando gli ombretti mono sono questi qua direi che vale la pena. Questo è il loro rosso, è Firework, The Room. Di questi foiled di MAC, questa è proprio l'edizione di questo Natale. Vediamo se abbiamo un dito pulito e possiamo fare uno swatch. Fatto così leggero leggero, guardate cosa ne viene fuori.
Bellissimo, anche qui ne ho diversi, questo era a titolo d'esempio, ne ho tre o quattro, credo. Quindi abbiamo visto sostanzialmente le due palettine di Lady Gaga, questa c'ha l'illuminante il blush e questa illuminante la terra. Poi abbiamo visto una bellissima cipria settante di Yves Saint Laurent. E poi abbiamo visto questi ombretti di Diego Dalla Palma, queste palettine, e i due prodotti di Bar Minerals, grande brand di cui non si parla abbastanza, il blush Mauve Sunrise e la palette Dusk. Poi abbiamo visto appunto i due ombretti singoli, quello foiled di MAC e quello in crema di Clio. Adesso ho da farvi vedere ancora qualcosina, ma di estremamente valido. Guardate il quello di Clio, mica va via, e bisogna un po' agire un po', poi naturalmente va via. Abbiamo un matitone occhi, io questi li adoro, sono le matite Kajal, le fa sia Rimmel, le fa MAC, le fa anche Maybelline, queste di Maybelline, Master Kajal, e questo è il loro marrone. Sono super scriventi, sì, no, questo è il marrone, ma io ne ho diverse, forse non ho quelle chiare, ma quelle scure ce le ho tutte. Ottime perché vi fanno un eyeliner, se a voi piace l'eyeliner sfumarlo. Potete anche farci lo smokey eyes, lo mettete sulla palpebra, poi sfumate, insomma sono molto versatili, poi le potete anche portare in giro quando si tornerà a viaggiare, vi sostituiscono anche un ombretto. Poi direi che finiamo col botto con 5 meravigliosi rossetti, vediamoli un attimo. Allora, uno è questo qui che ho preso l'estate scorsa di Eufydra, è lo Shine 001, Eufydra brand che ho trovato lì in una parafarmacia del paesino dove andiamo al mare, ma questo è un colore pazzesco, perché visto così voi dite ma cos'è un rosa? Vabbè, sulle labbra è un'esplosione di primavera, è un rosa ma è bellissimo, vi dà una luce tutta particolare, morbido, scorrevole, alla prima passata vi si fissa, top top top. Poi abbiamo i tre rossetti che sono usciti, creati da Giulia Cova per Peterac al San Valentino di quest'anno, quindi 21, e sono, abbiamo Salis, guardate qui che bello, vediamo dove lo possiamo spatacchiare, eccolo qua che è un mauve meraviglioso. Questi sono opachi, quando si asciugano diventano opachi, ma sono morbidissimi e idratantissimi. Quest'altro è Incensum, ha anche un profumo fantastico, Incensum, questo piace da impazzire alla mia amica Petra, che quando vede sti colori freddi non ragiona più. Guardate che bello che è questo qua. Difficile da descrivere, è un fucsia, questo qua è sicuramente più malva, nude malva, questo c'è più del fucsia, ma è bellissimo, veramente molto molto bello. E poi abbiamo di questa linea il terzo, perché sono tre se non sbaglio, questo è Cereus, che è un nude, però dico male, un nude terracotta, ma molto elegante. Eccoli qui tutti e tre, come vedete uno più bello dell'altro. Quindi abbiamo visto anche questi quattro rossettini, uno di Eufydra e tre di Peterac. Ma finiamo con lo strabotto, con questo piccolo capolavoro Velvet Beauty di Lisa Herridge. Difficile trovare un rossetto così vellutato, ma allo stesso tempo morbido, packaging robusto, metallo ma semi opaco, col logo L e stilizzate delle labbra, sotto c'è il nome del rossetto, ed è veramente velluto puro.
Ho scelto questo colore, era in un set, eh? Questi sono i colorini che piacciono a me, un malva, anche questo come vedete è molto bello, rispetto a quello di Giulia forse è un pizzico più scuro ed è vellutato, non è solo opaco, è proprio vellutato, favoloso e anche piuttosto caro. Bene, abbiamo finito, adesso rimettiamo a posto tutto, spero di avere compensato la mancanza dei prodotti finiti. Ciao assistente. Ciao cara! Saluto a tutti! Ok, lo perdoniamo, ma sì, ci sono cose più importanti nella vita. E niente, quindi ci puliamo la zampina, poi adesso andiamo anche a lavarcela con acqua e sapone, che è sempre la cosa migliore. E niente, quindi alla prossima. E cercate di fare quello che vi fa stare bene. Oggi è una discreta giornata, boh, non so, può darsi, penso che andremo a fare due passi, non è che si possa fare molto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Quindi ciao amiche e amici e a presto. Scusate le spazzature, questa la buttiamo. Ciao.